ma passiamo al prossimo ospite. Vai, voltiamo, Nicolò, decisamente pagina e ci addentriamo nel mondo della poesia, la poesia contemporanea. Abbiamo una grande voce, una splendida persona, una donna capace attraverso le sue poesie di raccontare la vita, le esperienze amorose, ma soprattutto una poesia lirica che non si ferma al lirismo, quello spicciolo quotidiano, ma cerca, attraverso la ricerca del verso, della parola, l'ossatura della parola, di entrare nelle viscere della terra, nel simbolismo più estremo, sperimentale. Sto parlando di Olga Matera, che abbiamo in linea da Milano. Olga, ci senti? Buonasera a tutti, per tutta la sera. Buonasera e benvenuta, grazie per il nostro invito qui a Terza Pagina. Allora, Olga, ben trovata, e parliamo della tua poesia. Dove sta andando la tua poesia, Olga? Beh, a parte tanto tempo a discutere di mondi, di pianeti e di cose extraterrestri e di naturale materialità, in questo momento la mia poesia è volta al lirismo più erotico, per così dire, perché l'amore è quello che ci salverà a prescindere. E questo lo dimostrano la tua ultima produzione, che voglio dire, appunto, come hai detto tu, verte su quel lato erotico fondamentale, come pulsione di vita. Se vogliamo parlarne freudianamente, diciamo che c'è questo istinto, questo eros che impegna tutto l'organismo a muoversi verso una direzione ben precisa. Ma cerchiamo di analizzare un pochettino il tuo percorso poetico. Quando nasci poeta? Nell'87, questo fu, diciamo, dopo tanto scrivere di sociale, perché in fin dei conti sono anche stampa periodica, io scrivevo moltissimo e tutti gli altri si fregiavano della mia firma, che era comunque sia nascosta e quasi inesistente. Per una grande passione io mi sono cimentata nel lirismo, diciamo, molto, molto evidente, molto anche in parte rincorso e sofferto, ma sempre trionfante, trionfale. Ecco, a questo proposito, invece, facendo un balzo in avanti, è in preparazione una tua raccolta. Possiamo svelare qualche cosa? Il titolo, come procede? Già ci hai detto qualcosa, ma insomma entriamo più nel vivo del discorso. Allora, per questo nostro sconvolgimento, diciamo, planetario, ma non voglio ovviamente annoiare nessuno, perché ne siamo già colmi, stracolmi e anche in parte sotterrati, io ho già fatto il quinto libro, che si chiama Dall'Aurora alla Z e frattanto la L, invece il sesto addirittura è quasi compiuto, ma anche questo è stato bloccato, e ha un titolo molto più bello, più evidente, in quanto è meno rivolto, diciamo, a personaggi del passato ma del presente. Si chiama Se poi vi cantico, ovvero Percorsi altri. Ecco, perché tu hai questa abitudine, che non è propria di tutti i poeti, ma soltanto di alcuni, di raccontare le proprie esperienze attraverso la poesia. Cioè, tu hai dedicato tante poesie a tanti amori, veri o presunti che siano, comunque amori dentro il tuo mondo. E invece adesso quest'ultimo libro, da quello che mi è chiaro, è invece dedicato al presente, quindi a delle emozioni che sono vive in te. Certamente, però non dimentichiamo anche le tragedie. Ho fatto anche un libro sulla morte di mia madre, e di conseguenza ho fatto anche questo. Ecco. Non ho fatto soltanto gli amori, ma anche l'amore materno di chi ci ha messo meno male al mondo. E questo è l'altro aspetto che mi faceva piacere, appunto, ricordare di te. Se da una parte abbiamo questa poesia così spumeggiante, così capace di raccontare i riflessi e gli atteggiamenti dell'amore inteso come per l'altro, dall'altra parte invece abbiamo anche sostanzialmente il dolore, no? Quello che accomuna e che divide le persone è anche il dolore, perché in un certo qual modo, quando ci troviamo colti dal dolore, è anche difficile poterlo comunicare e condividere, no? Forse la carta bianca annerita delle parole può fare questo. Ecco, come vedi quel mondo, quel momento in cui tu componi non per gioia ma per dolore? Ma lo vedo non solo come
diciamo, un'estrema evidenza di questo dolore che non puoi in nessun'altra maniera se non farlo esplodere nella carta, ma più che per gli altri lo facciamo per noi stessi, però al contempo se non lo condividiamo con altri diventa soltanto una macchia scura su un foglio bianco, perché io negli ultimi tempi ho scritto molto a mano, perché le mie macchine, diciamo, le portatili si erano consunte dal grandissimo uso. Ho pubblicato migliaia di cose e non ne parliamo poi di antologie e di altre cose. A questo proposito, Olga, parlando dell'attualità, come avrai saputo, forse letto o visto in televisione, è venuto a mancare Ezio Bosso, questo pianista, compositore, che pure affetto da una malattia degenerativa, neurovegetativa, è riuscito comunque fino all'ultimo a raccontarci la sua musica. Tu hai avuto modo di approfondire questo personaggio, di incontrarlo nel tuo mondo interiore? Nel mio mondo interiore sì, perché fin da ragazza, da bambina, ho cercato di imparare a suonare il pianoforte, ma poi cantavamo in chiesa, l'ho cantato in chiesa per 9 anni e mezzo, quasi 10, e poi diciamo che la musica ci eleva ed è una compagna ideale nelle nottate insonni. Queste persone hanno una vita troppo breve, forse non li si è molto compresi a sufficienza, secondo me, e poi ne facciamo degli altari, dei piedistalli, e ne facciamo di lodi sperticate un tantino retoriche Questi sono trapassati. A me sembra veramente un po' scontato, veramente, tutto questo. Dovremmo invece preoccuparci, e anch'io ho una grave infermità ormai da 8 anni, quindi comprendo sicuramente il punto di vista di tutti quelli che anche ultimamente stanno soffrendo più degli altri, naturalmente, perché si è a rischio. Quindi quando questo personaggio, questo essere superiore viene a mancare proprio in questo momento, ci coglie ancora più, quasi in una disperitudine senza fine. Sono perfettamente d'accordo, in linea con quello che dici, e a questo proposito, cos'è oggi la poesia in un mondo così, così arido? Perché tu comunque, come una amazzone, come una battagliera, continui, come una Giovanna d'Arco dei nostri tempi, continui a insistere nella poesia? Sì, perché è nata prima di tutto, erano i brani, era prosa poetica, ma sempre volto molto all'indignazione del degrado e anche dell'impoverimento e dell'ammalamento di questo nostro pianeta Terra, e per i nostri corpi è l'unico sentiero percorribile al momento. È inutile che noi pensiamo di espatriare attraverso altre galassie, per adesso questa è la nostra condizione del momento, che dura da milioni di anni comunque sia. Bene, Olga, il nostro tempo a disposizione è terminato, ma avremo modo sicuramente di rincontrarci. Grazie. Telefonicamente con altre iniziative. Mi permetto Grazie. Solo di chiudere con questa frase, che ormai è una frase idiomatica per le nostre iniziative, cioè di volta in volta noi privilegiamo una frase da completarsi. La frase è questa: se la vita fosse, a te il compito di completarla. Se la vita fosse? Sì, se la vita fosse, la prima cosa che allora, ti viene in mente. La vita deve essere vitale e viva in ogni istante e in ogni momento delle nostre esistenze, seppur in questo momento di tragicità estrema. Concordo, grazie veramente a Olga Matera per essere stata con noi, e sicuramente avremo modo di riapprofittare della sua grazie gentilezza. Grazie veramente di cuore ad Olga Matera di essere stata qui con noi a nonellaradio.it, a Terza Pagina, e a presto. Un abbraccio universale. A presto. Grazie. Grazie.